Din din din. Ok. Questo è tipo Super Mario Sunshine. Il negozio di accessori è aperto a Borgo Toad. O Kingdom Hearts, se siete quel tipo di fan. Negozio di accessori. Hello. Io voglio vedere la tisana che ti rallenta. Va bene. Se me lo ricordo prima di andare via lo faccio. Ehi là, Mario! Sono io, il Toad che hai salvato di fronte al Tempio della Terra! Dai, entra, apro il negozio apposta per te! Ok, sono pronto. Accessori che costano 8 miliardi. Sei un Toad pendolo? Oh, che delusione! Con questo sono 2 volte in cui mi hai salvato! Spero proprio che tu non debba più ripetere questa performance! Ma potevi fare il giro! Oh, ho riparato tutti gli strappi strambi. Vieni fuori, Todd. Lo so che sei un Todd. O forse no. Convenienza, cortesia e qualità, ti servono accessori? Abbiamo tutto quello che serve per dei veri eroi moderni! Sì, costano. Orologio di bronzo. Ti dà un po' più di tempo per spostare i nemici nell'arena. Aspira coriandoli. Ti permette di raccogliere coriandoli da più. Assimila Plus! Yes, gimme! Esiste! Yeah! Zimamo, mamamamo. Per attivare gli accessori devi prima. Sì, ho capito. Occhio però, non puoi equipaggiare più di un certo numero per volta. Oh. Beh, per adesso penso che due vadano bene. Non mi è rimasto nulla in negozio! Tu-tu-tu. Boop. Bop. Beh, qual è il limite? Tipo uno per categoria, immagino. C'è tipo. Boh, vita. Vita, danni, tempo. Campanella? What? E questo è tipo miscellanea. Non vedo l'ora di restaurare la musica di questo posto. E che quel Goomba là sopra sia ancora lì quando ci torno. Giusto, la tisana rallentante, vediamo. Beh, voilà, Jabber. Hype. Granchio. La tisana granchio non c'è, sembrerebbe. Riferimento alle tessere. Guarda. Guarda, non devo nemmeno fermarmi. Yes. Miglior accessorio. Miglior build. Quei Goomba sono tornati, vedo.
E anche i soldi. Ok, il futuro è in vendita. Vediamo il problema. Siamo messi male, Mario. Il portale del cartomagno della Terra è sigillato. Nessuno può entrare a rendergli omaggio. Saranno dei Toddy cartomagni. Il portale si apre soltanto quando le 5 tartasfere sacre sono collocate negli appositi ricettacoli. Purtroppo ne mancano già 4 e proprio adesso un brutto ceffo di poca fede sta cercando di rubare l'ultima. Proveremo a fermarlo noi stessi, ma sai com'è? Siamo dei Koopa. Come lo fermiamo? Camminandogli contro lentamente? Avete poca autostima di voi stessi, ragazzi. Il portale si apre soltanto quando le 5 tartasfere sacre sono ricollocate negli appositi ricettacoli. Purtroppo ne mancano giocate. Ok. Vediamo che c'è di qua prima. Il buco segreto. Artimagni time. Che ci facciamo con gli artimagni? La crepa. Ah, i pugni, giusto. Bang! Ehi, Todd, sono più di uno, tipo. Visto, siamo salvi! D'ora in poi cerchiamo di sostenerlo quando vai in battaglia, ok, Mario? Basta che premi Y e faremo tutto il tifo per te! Se ci paghi, ovviamente! Un arcobaleno di Todd. Nice. C'è qualcosa qui dentro? Ah, nice, una moneta. Vedi? Gli sforzi sono ripagati. Shit. Bel salto, Mario. Sogno Berto. Ok. Ah, questi sono... No, sono gli stemmi... C'erano assieme alle beta degli stemmi degli artimagni. Li hanno tipo inventati i Koopa antichi, gli artimagni o qualcosa del genere. Hello. It would be my pleasure to go this way and see what's here. Ah ah! E il ratto. Ok. Oh no, c'è l'animazione ogni volta. Vabbè. Due mosse. Adesso scopro che lo consuma dopo una battaglia. 2000 monete buttate. Se avessi equipaggiato un'arma come si deve, non mi avrebbero cartocciato neppure per scherzo. E tu, Mario, equipaggi sempre le tue armi, al meglio stai in campana. Preferirei battute sulla carta a tutorial. Però vabbè. Siamo ancora nella prima area, I guess. Bello che puoi seguirli con lo sguardo ai Todd che tornano a casa. Ok. Magari useremo un fiore di fuoco qua, visto che è una battaglia climatica. Climatica? Climatografica? È il climax. Non proprio, sono un tipo timido, però. Uffa, quel controllo alla rovescia non si ferma proprio mai, che ansia! Oh, ma guarda cosa ho scoperto! Se tieni premuto più, puoi spendere monete per raggiungere secondi al cronometro! Scommetto che puoi tenere premuto più a lungo, ma occhio che non finisce per costarti molto caro, quindi il tempo si misura in monete. Quindi il futuro è in vendita. Holy shit!
Oh shit, I'm down. No, fuck. Posso fuggire? Posso fuggire? Sapevo cosa fare, solo sbagliato. God damn it. God damn it. Dov'è la fuga? Aiutami, Olivia, fuga. Ah, sono faccio schifo. Kill me. Beh, perché non sono morti? Voglio buttarmi di sotto. Whatever. Adesso è tutto da buttare. Vediamo cosa fa il fiore di fuoco. Sì, fiore di fuoco! Sì, fa vedere, no? Non sono morti prima. Cioè, questi moriranno, ma voglio vedere se l'ultimo muore. Ah no, ma perché non avevo il bonus. Ecco perché. Che schifo. Che schifo. Tutto per un errore da niente, poi. Vabbè. Ho perso tipo 500 monete. Lo so, arriverà qualcuno che dirà: wow, io non ho mai fallito nessun puzzle, ho finito il gioco adesso. E poi vorrò sprofondare. Wow, non vedevo una potenza simile da quando mi sono assorbito un intero documentario sul cartomagno della Terra. Hai intenzione di vederlo anche tu? Allora non dico più nulla per non rovinarti la visione. Capito, chat? Ah, ma prima dovresti visitare la mostra. E poi mancano ancora 4 tartasfere. Che seccatura questo furto delle vostre preziose pietre. E poi volevo tanto vedere quella mostra. Andiamo a cercare quelle tartasfere, Mario. Sono sicura che questi signori abbiano già perlustrato a fondo qui intorno. Non credo che andrà bene. Perché no? beh, immagino che le troverò mentre vado alla ricerca del nastro rosso. Questa è una macchina a zucchero filato, no? O da popcorn? Con il fiore di fuoco devi tenere il tempismo. Non ho ben capito. Ho provato a usare dei comandi, ma non credo abbia funzionato perché non è apparso niente. Ok. Quindi.
Col tempo bonus basta prendersi il proprio tempo per fare i movimenti, così non faccio errori. Che roba triste il termine normalone detto in maniera non ironica. Beh, qualcuno lo dice in maniera non ironica. Ehi, Todd. A parte 4chan. Wow, allora è così che si recuperano le cose finite sugli alberi. Scusa! Finalmente so come riprendermi quell'aquilone! I bambini non sanno nemmeno più cos'è un aquilone, credo. Ehi, hey Todd. Tu cosa pensi dell'essere una farfalla? Era meglio la voce normale. Beh, Stefano, sei qua dall'inizio, no? Quindi la puoi sopportare. Così è quasi bello quanto volare! Quasi, eh! Questo è incacchiato e basta. Opla! Ah, hai visto? Sto già volando per brevi intervalli di tempo e guai a chi lo chiama a svolazzare! So mad. Le tue corde possono. Non è così fastidioso da fare la voce dei Todd. È più faticoso fare Bowser. Quella mi fa tossire. Questa è ok. Qua, ok, niente. Puoi premere lo stick R? Sì, sì, quello l'avevo già visto. Magari durante puzzle più caotici mi servirà, ma per adesso sono tutti abbastanza easy. No. La sensibilità dello stick che a volte mi frega. Sì, pensavo, se tralasci quelli arrabbiati dopo ti attaccano. Se non li attacchi per primi, ma sembra di no. Magari usano un attacco più potente del normale. Ok, sono di nuovo sopra le 10.000, sono più tranquillo. Ehi, Todd? Cos'è quella roba lì? Oh! Che figo, un cane! È formato da tipo 3 Todd. È una chimera. Grazie Mario. Stavo per fare un super tiro con la mia mazza da sabbia, ma mi sono distratto e sono finito a fare le sabbiature. Cos'è una mazza da sabbia? È il tuo pene, Todd? No, vabbè. Oh! Ok. Bel framing. Perché se liberi il Todd non vedi la bandiera. Ok, era carina come cosa. Oh, c'è un'altra farfalla, oh god. Questo è felice. Ui! Quando... Lui è un... Dovete sentirlo, è un soundbite di Todd che fa nei giochi moderni. Ed è quello a cui mirano con lui, credo. Ui, ora posso zampettare qua a mio piacimento, ti vuoi unire a me? Cioè, se potessi lo farei, sai. Ok, probabilmente può bastare. Per te! Io non ne ho ancora abbastanza! Oh, shit. Ottimo inizio!
troppe farfalle. Ehi, finché... Il timing credo sia lo stesso esatto di Color Splash, perché continuo a fare... Ad avere problemi a fare fantastico col martello. come ne avevo in Color Splash. Boh, per ora le battaglie non mi stanno disturbando. Però capisco che se... Boh, se non sapessi delle 200 battaglie, magari non le farei tutte. E tipo, loro non li riaffronto perché non mi piace l'idea di... Posso cadere da qui? Beh, scopriamolo. No, ok. Non mi piace l'idea di riaffrontare nemici che ho già affrontato. Però boh, se li nascondono bene, ci può stare. Ok, posso giocare a golf? Mister Mazza da sabbia? Però con la bocca piena di sabbia ho sentito meno i morsi della fame. Oppure sono svenuto, chissà. Ok. Possiamo giocare a golf? La bandiera è un Todd, sono sicuro. È che non ho una palla da buttare in buca. Credo. Oh! È una bandiera... Nice. Ok. È carino. Salve. Ok. Bello Mario 1. Grazie Mario! Ah, perfetto! Per allenare gli addominali! Proteine! Non distrarmi! È tremendamente difficile parlare con gli addominali attivi! Devo misurare bene le parole! Ok, questo ha fatto male un po'. A me e ai miei vicini. Oh, è tornato su. Ci abbracciamo, Todd. Però io volevo giocare a golf. Sono diventato sordo, grazie. Quel cane è fatto di Todd, quindi sarebbe figo se facesse versi da Todd. Invece di abbaiare. Un misto dei due. Mario, aiutami! Ruff, ruff, ruff. O forse sarebbe troppo terrificante. Stai colpendo tutti gli alberi del viale o ce l'hai solo con il mio? Beh, in tutti i Paper Mario devi colpire tutti gli alberi, se no non sei un vero fan. Questo sembra obbligatorio. Sì, ti blocca. Bow bow, cioè, in guardia. O meglio, prima vieni al laboratorio bellico e poi ti metti in guardia. Insomma, non ti guardi, non in guardia da me. È che io gestisco il laboratorio bellico di Borgo Todd e volevo invitarti a farci un salto, vicino al museo. Ma come sei finito quassù da Borgo Todd? E ora devi rifare tutta la strada? Eh sì, a meno che non conosciate una scorciatoia. Che so, magari un tubo più in là sul monte Belvedere? A ogni modo mi sento ancora un po' cucciolo, quindi torno a casa a quattro zampe e spero di vedervi al mio laboratorio bellico. Wow, wow. Dimmi che torno davvero a quattro zampe. Oh. Oh, quasi me ne scordavo. Siamo nel mezzo di una campagna promozionale. C'è un regalo per chi viene a visitarci per la prima volta. Arf, arf. No, perché non hanno fatto la quattro zampe? Un regalo, hai sentito Mario? Un regalo! Dobbiamo ricordarci di andare a visitare il laboratorio di quel Todd, prendiamo nota. Va bene, però se il Todd mi ha suggerito che c'è... What?
Quei buchi pensavo fossero solo per i coriandoli. Se quel Torchi ha suggerito che... che c'è un tubo più avanti, non penso di dover tornare indietro. Oh my god, dove cacchio vi siete infilati? Io sono l'ultimo, spero che tu non sia troppo deluso. Oh, volevo dire, l'ultimo arrotolato in quel buco, ci sono ancora risme su risme di tanto da trovare. Almeno è più interessante trovarli qua che in Paper Jam. Quel gioco era triste, basta. Ok, ho salvato i Toad, sono tornate le lettere. No, c'era anche un buco qua, mi pare, no? O l'ho già colpito? Un buco sulla parete. Ok, c'è il Goomba. Ah, questo qua. No, no, non rompere, please. Ok. Oh, c'è pure una farfalla rosa? Toad rosa? Sono rari. Sì, sapevo che sarebbe passato qualcuno con ossessionato... Con ossessionato... Oh, buh! Con ossessionato dall'idea di prendere a martellate qualsiasi superficie visibile. Ah, è viola, ok. Oh, prima volavo a tutti gli effetti, ora svolazzo e basta. Svolazzerò più non posso fino a tornare a volare sul serio. Sta a vedere! E comunque non ho salvato tutti i Toad. Oh god, è pieno di buchi. Adesso li sto notando tutti. What? Oh my god. Era uscito, ma poi l'ho rimesso giù. Spero di non averti deluso per non aver rivelato la mappa di un antico segreto tesoro srotolandomi. È davvero pieno di Toad. Adesso c'ho sti quattro Toad che svolazzano in giro a caso. Troppi Toad. Troppi non direi. Beh, finché i nascondigli rimangono. What? Cos'è? Una cimice? Ah, il sole, il cielo, l'aria fresca, la libertà! Hai idea della carenza di vitamina D che ho adesso? Me ne starò qui a oltranza, armato di crema solare, finché non avrò recuperato. Torneremo a fine gioco e sarà cenere.